Ciao, oggi facciamo una piccola ricapitolazione sulla penultima lezione, sull'ultima lezione a proposito della potatura a vaso policorico. Poi mostrerò dei dati che riguardano la moria degli ulivi nella provincia di Lecce e infine avremo uno spazio disponibile perché probabilmente dovrebbe venire l'assessore del comune a trovarci. E infine c'è un rappresentante dell'associazione Terra Libera dai Veleni che ci parlerà di questa ottima iniziativa che si sta muovendo già da un po' nella Valle d'Itria. Allora, io ho riassunto dei punti che riguardano tutto quello di cui abbiamo parlato in questi giorni. Torno un attimo indietro. Eccoli qua. Allora, perché ci sarà anche queste immagini sono comunque adesso di dominio pubblico, chi ne ha necessità, chi ha bisogno può scaricarle per avere diciamo un promemoria a chi interessa. Ho messo questi punti così distinto su quello di cui avevamo parlato ieri. Allora, io li considero questi 10 punti alcuni vantaggi da considerare, perché non ci deve essere mai forzatura, mai obbligo, ci mancherebbe altro in nessuna condizione, in nessuna situazione, sono dei vantaggi da considerare. Dicevo ieri, quando stavo sull'albero, provate ad allevare un albero con questa forma e poi osservatelo. Gli alberi reagiscono lentamente nel tempo e noi lentamente abbiamo bisogno di concepire e di assimilare se questo sistema può essere utile o meno, perché come qualsiasi cosa può essere discutibile. Io ho dell'esperienza e con l'esperienza ritengo opportuno di diffondere questa conoscenza perché con l'esperienza che ho avuto ho dimostrato all'inizio a me stesso che questa potatura funzionava, mi dava dei risultati, mi stava bene. Ripeto, è diffusa in alcune regioni d'Italia, sporadicamente qua e là, non è un'invenzione moderna, ma neanche tanto antica. Allora, la potatura a vaso policonico, cioè tanti vasi, tanti coni messi sull'albero, viene realizzata secondando la naturale crescita dell'ulivo e di moltissime altre piante. Già questo sembra di buon auspicio e viene accolto da chi ama la permacultura, da chi ama un'agricoltura naturale, da chi ama le piante, già di per sé, perché asseconda la crescita della pianta e la pianta ti ringrazia fruttificando. Perché lì si tratta veramente di un'armonia anche tra noi e le piante, non sono solo le piante che stanno in armonia con loro e noi con la natura, è un essere in armonia in entrambe le direzioni. Dice poi, messo tra parentesi, gli apici da rispettare, uno solo per ogni branca, producono le auxine, cioè gli ormoni della crescita che regolano lo sviluppo di tutta la chioma. Ho messo punto esclamativo perché questa è la fondamentale cosa da tenere in considerazione. Se ci sono gli apici, si distribuisce la chioma su tutta la linfa e la vegetazione su tutta la chioma, altrimenti si hanno scompensi, quegli scompensi di cui parlavo, perché i rami scappano tutti in alto, vanno in concorrenza e non si riesce a controllare in nessun modo. I sistemi alternativi che vengono diffusi e che sono utilizzati è quello di tagliare la cima e ne escono due. Se ne tagliano due, ne escono quattro. Quindi l'albero si cerca di biforcare in altro per disperdere la forza dell'albero. In realtà la forza non si riesce a disperdere, ma si riesce soltanto a far crescere la chioma, come abbiamo fatto vedere sul campo, con una maggiore quantità di vegetazione in alto a discapito di quella inferiore. Perché è come se l'albero in alto cercasse di riorganizzarsi, come se cercasse di rieleggere un capo, che non riesce a rieleggere subito, a volte ci vogliono anche 10 anni per riformarsi un apice. In questi 10 anni la vegetazione scappa su e a discapito di quella di sotto, la produzione segue la vegetazione migliore, perché in quel caso la vegetazione maggiore sarà in alto e le conseguenze ne abbiamo viste abbastanza, gli ulivi diventano di forma trapezoidale, i rami in alto più lunghi, più grossi, ombreggiano quelli inferiori. Assecondare la naturale crescita della pianta significa non causare eccessivo stress, perché poi le potature sono uno stress. Ecco perché io consigliavo, e ripeto sempre, tra una potatura sbagliata è meglio non potare, perché se non poti comunque raccogli, specialmente l'ulivo, stiamo parlando dell'ulivo, ma anche il ciliegio.
e tanti altri alberi. Se non poti, comunque raccogli, magari raccogli scomodo, male, però raccogli. Ma se hai una potatura sbagliata, raccoglierai lo stesso male, però salti 2-3 anni. E quindi saltare 2-3 anni non conviene. A parità di convenienza sul piatto della bilancia, conviene non sbagliare la potatura, ma almeno raccogli tutti gli anni. Poi se qualche chicco non lo riesci a prendere non fa niente, ma hai una produzione costante nel tempo, perché il nostro obiettivo è quello di avere una produzione costante nel tempo per l'autosufficienza alimentare, per le soddisfazioni, per non stressare anche la pianta. Poi riduce nel tempo il numero di tagli, perché i tagli sono causa di stress. Questi punti sono un po' tutti consecutivi, tutti uno legato dietro l'altro, come la catena. Riduce il tempo di intervento, questo riguarda noi, solo il nostro tempo, il nostro portafoglio, se paghiamo qualcuno, e i nostri interventi. Se non perdiamo 10 ore a potare l'uliveto, possiamo fare qualcos'altro, che magari chi ha un po' di terra sa bene quante altre cose più importanti ci sono. Ridurre il tempo di intervento. Riduci i rischi di cadute, è una cosa abbastanza pericolosa che non si considera, ma vi assicuro che fa paura stare a 4-5 metri da terra, specialmente se c'è vento, se è bagnato, non bisogna operare, è pericolosissimo, in quanto si potrà operare maggiormente da terra, sì, perché col vaso policonico ho dimostrato la chioma viene spostata verso il basso, l'ulivo gradisce questa forma, non è una forzatura obbligata, e noi da terra con gli attrezzi riusciamo sia a raccogliere che a potare. La punta di un ulivo come quello che ho preparato ieri è raggiungibile con uno svettatoio, cioè con quelle forbici telescopiche che si estendono. Con 4 tagli aggiusti la punta, hai fatto. Allo stesso modo con un'asta fai cadere quei chicchi che stanno in cima, però in basso a 2 metri da terra puoi operare con più facilità. Poi l'altro punto, aumenta il volume della chioma dell'albero nelle branche inferiori, dove è più comodo intervenire. Sono tutti, come vedete, punti molto conseguenziali, uno dopo l'altro. Aumenta la produttività, cioè un albero sano produce sempre e meglio, perché se l'albero tende ad essere sano perché vuole stare bene, lui vuole stare bene, ma una potatura che capitozza tutto e per 3 anni non porta olivo, quello non è un albero sano, è un albero lapidato, insomma, martoriato. Che per 2-3 anni non può fruttificare, quindi non sta bene. Poi si avrà un vantaggio, la scomparsa del fenomeno dell'alternanza di produzione. Guardando un po' in giro, queste olive sono un po' come erano le mie 15 anni fa, cioè facevano un anno sì e uno no. Alternanza di produzione. In un frutteto normale non c'è e non ci deve essere l'alternanza di produzione. Questa alternanza è dovuta a uno scompenso fisiologico della pianta, cioè la pianta sta male. Parte dalla potatura che sta male, si parte dalla potatura, la potatura ha creato scompensi, poi la pianta si riprende, diventa bella rigogliosa, quando è bella rigogliosa fruttifica ed esplode e si entusiasma, che dice ho fatto tantissimo, funziona, però l'anno dopo non ne porta perché si è stancata troppo nell'anno precedente e quindi si riposa. Lì in quel caso veramente si riposa, non come le potature che riposano, le potature non fanno riposare, le potature stressano. La pianta si riposa perché tutti i rami giovani hanno fruttificato e non ci sono altri rami giovani per l'anno dopo. Invece una potatura del genere mira ad avere sempre rami giovani misti a rami vecchi che fruttificano, è un rinnovo continuo della chioma. Poi se sta in equilibrio, se li produce da sola l'albero i rami giovani, basti pensare a quegli ulivi abbandonati che stanno magari con le siepi sotto e producono olive tutti gli anni, magari poche però tutti gli anni. C'è da dire, meglio pochi che niente. Quindi si toglie questo problema dell'alternanza di produzione perché la pianta va in equilibrio e produce tutti gli anni. Ma le olive possono essere con la liebra? Se sento l'albero, le olive possono essere con la liebra? Gli alberi, dici? Se l'albero di ulivo ha la lebbra, bisogna fare una potatura sempre di alleggerimento della chioma, la devi sfoltire, quei rami secchi c'è ieri alla potatura, sei venuto ieri? Non mi ricordo, perché ha fatto vedere i rami secchi, quei rami intricati, tutti affastellati, quelli vanno liberati, i rami devono stare distanti più o meno 40-50 cm l'uno dall'altro, ma possibilmente non sovrapposti, ma messi così, cioè no, se questo è l'albero, così, scalari, non a X, cioè se un ramo in basso sta qui, l'altro ramo in alto non deve stare qua parallelo, ma deve stare qua, e l'altro ramo deve stare qua, così da questo a questo ci sarà 1 metro almeno di distanza. Scalare, sì. Scalare. Se si osserva un albero di Natale, un abete,
o un'altra conifera simile come i cedri, loro hanno i rami scalari. Cioè quando esce il ramo, se il primo esce in questa direzione, il secondo palco in alto non sarà parallelo a questo, ma sarà spostato di 20-30 gradi a destra o a sinistra, in modo che non vanno uno sopra l'altro così, in fila, impilati, ma vanno scalare, in modo scalare. Una a destra, una a sinistra, una a destra, una a sinistra. E distanziati in un certo modo, in modo che ci deve essere un ombreggiamento equilibrato, cioè la pianta deve proteggersi, la chioma nel complesso deve essere chiusa, non ci devono essere buchi, però neanche devono essere troppo vicini, perché se sono troppo vicini poi la lebbra. Se ha la lebbra va pulito, va fatta questa operazione in ogni caso, e poi va passato qualche prodotto disinfettante, anche come solfato di rame, che consiglio sempre in casi di necessità e solo su alberi che ne hanno bisogno. Aumenta il volume della chioma nelle branche inferiori, avevamo detto, dove è più comodo intervenire. Maggiore resistenza dell'albero agli attacchi fitopatologici, la cocciniglia, la fuligine e tante altre malattie. Vengono, l'occhio di pavone, sono malattie che vengono quando i rami sono troppo vicini l'uno all'altro. Si parte sempre da una potatura che capitozza tutto. L'albero esplode, si riempie troppo di rami, e finché questi rami non si allontanano dalla chioma per avere la luce, ognuno per fatti loro, ognuno per fatti propri, i rami sono troppo vicini, perché partono da polloni e i polloni sono tutti nati nello stesso punto, quello del taglio. Quindi i polloni partiti tutti da vicino sono troppo affastellati, qualche stagione con un po' di pioggia in più, un po' di umidità in più sia nel terreno che nella chioma, piove, si bagna come queste quattro gocce, la chioma non si asciuga subito perché è troppo chiusa, se non si asciuga subito proliferano i funghi perché c'è calore e umidità e i funghi con calore e umidità vanno a spasso. Quindi basta alleggerire la chioma, non ci sono malattie, non devi mettere il prodotto. Questo un po' il ragionamento. Non si avrà mai interruzione della produzione, perché come nei frutteti anche gli ulivi producono tutti gli anni, ed era quello che ho detto precedentemente. L'ulivo è un albero da frutta, come un albero da frutta, come tutti gli alberi da frutta. Le pesche, le mele, le pere non esistono che fanno un anno sì e un anno no, oppure ogni 8 anni poi li potano e non raccolgono niente per 3 anni. Sarebbe fallimentare, anche perché un meleto moderno o un pescheto moderno vive più o meno 15 anni. Se 15 anni due volte interrompono per 3 anni, è fallimentare già solo l'idea. Solo perché l'ulivo è più resistente, più forte, vive 1000 anni, ci si permette la briga, tra virgolette, di martoriarlo in quel modo. Solo perché è resistente, perché altri alberi non li tollererebbero situazioni del genere. Un ciliegio potato come fanno ai susini, senza trattamenti, senza disinfettazione dei tagli, significa che morirà. O presto o tardi morirà, perché il ciliegio per esempio è molto sensibile, ma anche altre piante. Gli ultimi 3 punti da ricordare, che gli apici vanno formati, allevati e poi possono essere sostituiti, come facevo vedere ieri con quei rametti che avevamo a terra, ma mai eliminati, perché eliminare un apice significa creare scompenso, e lo potete provare liberamente. Vi invito a provare di tagliare gli apici, se qualcuno ha già le olive che sono state potate basta osservarle, si vede benissimo, gli apici sono tagliati e le cime sono esplose in tutte le direzioni. Gli apici sarebbero le punte più alte che si trovano alla fine di ogni ramo grosso. Se questo, guardami, scusami, se questa è una branca, l'apice è questa qui, la punta più alta, il dito più lungo di questa branca. Qua c'è un altro e sarà questo qui, la punta più alta. Tutti gli altri devono, scusate, voglio fare, tutti gli altri devono essere eliminati, deve rimanere una sola punta affilata come una matita, perché se ce ne sono tante vanno in concorrenza, specialmente se hanno la stessa altezza. Dicevo, l'ultime 2 cose, gli attrezzi e i tagli portanti vanno disinfettati, perché le infezioni le abbiamo viste abbondantemente, e anche se non siamo stati in un campo dove c'erano mandorli, parlando con qualcuno tra di voi è venuto fuori già il problema che i mandorli hanno spesso dei funghi, proprio dei funghi legnosi che escono dal fusto e dentro sono cariati. Quel fungo lì si trasmette con le spore volano e arrivano su un altro albero con i rami tagliati, o con il vento, o con la pioggia, o con gli attrezzi. Ecco perché gli attrezzi vanno disinfettati, così almeno togli un problema. Poi se disinfetti anche i tagli ti sei assicurato che il tuo albero resti sano.
specialmente se è un albero giovane. Se è già malato, si può contenere lo sviluppo dei funghi, perché il solfato di rame serve da inibitore alla crescita dei funghi. Non può penetrare all'interno dei grossi tronchi, però quantomeno inibisce tutte le ferite a far sviluppare altri funghi. Sì? Aspetta, ti diamo il microfono, perché se ci sono domande da casa, per chi segue in streaming non riesce a sentire le domande, perché io ce l'ho e si crea scompenso di voce. Dimmi. Il disinfettante si può produrre in proprio? Da sé? Sì, sì, comprare il solfato di rame in sale, sotto forma di sale, che è come una pietra azzurra, blu, bellissima. Ah. Si schiaccia in polvere e si scioglie in acqua calda. E dove si compra? Lo vendono i negozi di prodotti agricoli. Non tutti ce l'hanno, perché è un prodotto laborioso, visto che bisogna schiacciarlo, ridurlo in polvere, molto sottile. E questo sale, si chiama sale perché è fatto come il cloruro di sodio, in realtà quello è solfato di rame, è molto duro, quindi è faticoso da schiacciare, però si può produrre in proprio, ma bisogna sempre comprare il primo elemento, che è il solfato di rame. Si macina, si schiaccia e poi si scioglie, e poi una volta che l'hai sciolto e lasci raffreddare l'acqua, lo puoi mescolare anche alla calce, lo puoi arricchire con altre sostanze, con altre volte. Proporzioni? La proporzione, di solito io uso quelli già pronti, sempre per mancanza di tempo, un cucchiaio da tavola, anzi no, un cucchiaino da caffè in un litro d'acqua. Quindi anche in quel caso tu potresti fare un cucchiaino da caffè di polvere in un litro d'acqua, è un'ottima concentrazione, è già anche molto forte, però se devi intervenire, se c'hai problemi, una concentrazione del genere va bene, può andare bene. E la calce dentro? Quanto calce dentro? La calce ti serve come legante, come fissante, cioè per fare attaccare questo prodotto sulla pianta, perché se tu metti solo solfato di rame e dovesse piovere viene dilavato prima, invece con la calce rimane un po' più a lungo. La calce non ho una ricetta precisa, perché di solito si fa ad occhio, ma diciamo che in un litro di acqua potresti mettere, che so, 3-4 cucchiaini di calce. 5, dipende quanto tu la vuoi fare più cremosa, perché se è più crema attacca meglio, se è più liquida invece la puoi utilizzare con la pompa, se è più cremosa invece la utilizzi con un pennello, quindi dipende anche dall'applicazione che vuoi fare. Usare lo stesso giorno? Come? Si fa la miscela e si usa lo stesso giorno? No, si può anche conservare alcuni giorni, non comporta nessun problema se lo conservi una settimana. Non, a parte l'evaporazione, sì. Ma se stai in un secchio chiuso, sì, Non evapora e non crea problemi, perché certo se la lascia al sole l'acqua si asciuga e ti rimane solo un'altra volta il prodotto concentrato. Gli attrezzi vanno disinfettati, è importante perché, dicevo, ripeto, per chi non c'era, che nelle piantagioni dove ci sono kiwi o pesche o altre piante di questo tipo si disinfettano gli attrezzi per ogni albero che viene potato. Ogni volta che si scende dall'albero si disinfetta. Ah, si può disinfettare anche con acqua e candeggina gli attrezzi. Un bicchierino da vino in un secchio di 5 litri di acqua e un bicchierino da vino di candeggina. Quindi un bicchierino di candeggina che saranno, che so, 5-6 tappi, i tappi quelli piccoli però, di candeggina in 4-5 litri, basta intingere e togliere gli attrezzi. Il motosega allo stesso modo, basta metterlo, farlo girare, oppure con un pennello spennellare la lama. Però la prima volta che si va a fare questo intervento conviene pulire il motosega con un compressore, con una spazzola per togliere tutti i residui. Poi basta intingere e togliere, quello è tutto. È un'operazione abbastanza banale e, scherzando, è anche più semplice di quello che fanno i veterinari, perché ieri sì, scherzavamo dicendo che ci dobbiamo portare dietro la sala operatoria. In realtà un seggio con dell'acqua e candeggina è molto di meno che andare invece con degli attrezzi sterili e tutto quello che fanno sugli animali o peggio ancora sulle persone. Lì richiede veramente tantissimo. Sulle piante basta un minimo. Il problema su cui io batto è che non è mai stato rispettato neanche il minimo. Una volta dice: perché non si disinfettava? Una volta non si disinfettava perché neanche tanto si potava. Prima del 1800 gli ulivi non si potavano, però
però ogni tanto li tagliavano per ricavarne legna. Poi hanno inventato la potatura, ma secondo me l'hanno inventata per continuare a ricavarne legna. Altrimenti l'albero non gradisce essere potato. Non ci sono alberi stupidi e alberi intelligenti, non ci sono alberi che producono di più di quanto potrebbero sopportare. Le teorie che l'albero poi cresce e secca, ma mica è scemo che cresce di più di quanto può mantenersi in vita e poi secca. No, l'albero cresce e poi comincia a seccare se ha qualche problema, e spesso sono infezioni entrate in circolo da molti molti anni. Un'infezione in un albero ci può stare anche 10 anni, 20 anni. Un fungo in un ulivo o in un mandorlo ci può vivere anche 50 anni o più. Dipende quanta forza ha l'albero di mantenere se stesso e il fungo. Certo, se l'albero sta in un terreno buono o roccioso che sia e le radici sono sane, ci vive per tempi infiniti, lunghissimi. Se l'albero gli vengono tagliate le radici con delle arature profonde, perde forza nel terreno, il fungo prende sopravvento, se lo mangia, perché il fungo si comporta da predatore e l'albero è la preda, e se la preda muore il predatore se la mangia. È un rapporto di preda e predatore, come i leoni con le zebre. La zebra che non ce la fa correre viene mangiata, perché nella savana la regola è che la zebra che corre più veloce riesce a scappare e non si fa mangiare. Quando il predatore se la mangia significa che quella andava eliminata. Il fungo fa la stessa cosa, solo che il leone è bello da vedere perché corre, prende la zebra o non la prende. La pianta e il fungo non si vede niente, ci mette 50 anni, ci mette tanti anni per vedersi, di solito comunque ci mette 3 anni per attaccare e poi si vedono gli effetti. Anche la rogna stessa, pure quella si comporta da predatore. Dalla contaminazione dell'attrezzo o della ferita all'esplosione possono passare 3 anni. Oggi potiamo, l'anno prossimo niente, fra 2 anni ariamo, poi fra 3-4 anni esce la rogna. Ma le piante stavano bene prima. Perché? Perché prima le abbiamo infettate, poi abbiamo tagliato le radici, poi alla fine qualcosa deve uscire. Peggio ancora, dicevo nelle lezioni precedenti, se si uniscono tutti questi quadri, peggio ancora se si sterilizza il terreno con i diserbanti. Il terreno con i diserbanti è sterilizzato, cioè è ucciso, non ha niente, né di vivente e né di nutriente. Ha solo pochissime sostanze nutritive minerali, ma non ha le sostanze nutritive organiche, cioè non c'è humus su un terreno sterilizzato col diserbante. Non essendoci humus, la pianta va in stress. La vediamo andare in stress e si compensa con il concime, ma il concime non è humus. Quindi concime che compensa la mancanza di humus e mancanza di sostanze nutritive, e poi diventa un circolo vizioso dove la pianta deve sempre concimare. Però abbiamo visto che concimando e diserbando sotto le piante, dopo alcuni anni può portare grossi problemi, che saranno un po' quelli che vedremo dopo. Tra un attimo ne parliamo. Quindi, per un successo maggiore, l'ultima cosa, io consiglio questi 3 punti di fare una conduzione a prato, cioè si potrà risparmiare gradualmente il tempo per la concimazione. Concimazione a prato era proprio questo che dicevo. Dico sì, ma tagliare l'erba mi costa, ma anche comprare il concime e spargerlo costa. All'inizio costerà di più tagliare l'erba, era più pratico mettere il concime, lo fanno tutti. Poi nel tempo i due costi si eguagliano e nel tempo, nel giro diciamo di 5 anni, circa 5-7 anni ci vogliono, i costi della conduzione a prato saranno superiori alla concimazione, perché hai arricchito il terreno di humus che produci tu con la tua erba e non compri niente. Non sei schiavo, non sei vincolato dall'andare a comprare un concime che poi è soggetto a aumento di prezzo. L'erba a te non ti aumenta mai di prezzo, costa sempre uguale, la tua fatica per tagliarlo, al massimo la miscela. Sì, certo, se dovremmo spendere qualcosa, ma nel tempo la quantità di humus ti ripaga del tuo tempo, della tua fatica e della miscela, perché l'albero sta bene. Poi il tempo che tu devi andare a mettere a tagliare l'erba lo decidi tu. La concimazione già non la puoi decidere tu, la devi fare in certi momenti, non la puoi fare ad agosto, è inutile, è sprecata. Già da ora in poi sarà sprecata, perché se non piove a sufficienza il concime non si scioglie. Quindi il concime va messo a novembre, e se tu a novembre hai da fare un'altra cosa devi lasciare e vai a mettere il concime. Invece l'erba la puoi tagliare pure a dicembre, che scappa un mese, non succede niente. È un sistema più rilassante, più tranquillo di vedere la natura, più armonioso di agire. Non devi correre con l'affanno che se non hai tagliato oggi, domani scade il termine. Perché i sistemi antichi erano così. L'agricoltura naturale si rifà a un'agricoltura antica,
più vicina alle, ai tempi della natura e senza fretta. Può apprezzare bene chi ha poco tempo, chi deve dedicarsi a fare anche altri lavori o altre cose. Allora, con la potatura policonica dell'ulivo abbiamo finito. Se ci sono domande, o adesso o dopo, non c'è problema, possiamo parlare anche dopo, a disposizione. Non voglio confondervi le idee, se già avevate degli schemi, delle idee di potare l'ulivo, avete appreso delle notizie, avete sentito questa novità, pensateci, riflettete, poi se avete voglia proverete su qualche pianta, non c'è niente di, di particolare. Io ripeto sempre, per chi non c'era, ho impiegato tantissimo tempo per assimilare queste idee e poi per metterle in pratica, ancora peggio, perché non ci credevo, dato che avevo avuto esperienze di potature diverse, quindi non mi ero trovato bene, poi avevo lasciato perdere agli ulivi, fate che volete. Però poi non me lo sono potuto permettere perché vivo in un ambiente in cui devo fare i conti col vento, con la neve ogni 20 anni, e quindi erano elementi che mi selezionavano i miei ulivi come i predatori. 10 cm di neve spaccano tutto, quindi l'albero deve essere scaricato, deve essere alleggerito. Quando ho scoperto questo sistema mi è piaciuto, non sono riuscito a farlo, ho impiegato molto tempo. Poi ho scoperto che la forma piramidale di questi rami scarica la neve a terra proprio come fanno gli abeti in montagna. È utile anche per quello. Non l'ho menzionato perché qua non ce n'è bisogno. Gliene puoi lasciare tante quante già ne ha, purché non si toccano le cime, le punte, purché questi coni non siano uno sopra l'altro. Di solito in questi ulivi secolari che abbiamo visto ieri, le branche sono già ben disposte, sono ben impostate, non c'è necessità di andare a intervenire col motosega su quei grossi rami, sono già impostate. Io dicevo ieri, verso la fine della passeggiata, che andrebbero aggiustate solo in cima dove si biforcano e ci sono due grosse branche, magari certe volte sono parallele così, lì ne va lasciata una, adesso va tolta una, l'altra è piegata. Dove hai tagliato questa qui da destra? Usciranno dei polloni, ti formi una nuova cima, fra 2 o 3 anni tagli anche l'altra e resterà dritta, perfettamente in asse. Va corretta la pianta solo in cima, sotto sta già abbastanza bene, però va tolto il secco, vanno tolti i rami accavallati, vanno tolti i rami che sono troppo pieni e i polloni interni che vanno in concorrenza con quell'apice che sta sopra. Ieri mi era sfuggito, uno degli ultimi polloni che ho tolto era proprio centrale all'albero ed era alto forse 2,50 m. Beh, quel pollone interno, mi avevo dimenticato di dire, se qualcuno se lo ricorda, che quello lì era un pollone partito al centro delle branche, perché l'ulivo si era scocciato di avere concorrenza in alto e si riformava una cima centrale che andava ad uscire sopra e avrebbe fatto la forma a piramide o a cono. Addirittura in alcuni alberi fanno questo. A furia di tagliarli sopra, si scocciano e ripartono dal centro. Perché se gli alberi di ulivo non venissero mai tagliati, la loro forma sarebbe quella del trullo. Un bel cono largo sotto e stretto sopra. Lo si può vedere solo in alberi selvatici che non sono stati mai potati. Questa forma a cono, molto larga, bassa, con i rami che arrivano fino a terra. E noi quelli ci auspichiamo di trovare, dei rami che arrivano fino a terra e che siano facili da raccogliere. Sì, dimmi. Ciao, ti volevo chiedere, dimmi. Questi alberi secolari che abbiamo noi qui, come quelli che abbiamo visto ieri, sì, che hanno queste rami molto alti, sì, e sono anche difficili, no? Sì. Da andare a lavorare. Sì. Come si, cioè, bisognerà sempre abbassarli in qualche modo? Gradualmente. Devi prima formare l'apice, prima formi la punta, sì, e poi la punta la sostituisci abbassando mano a mano. Un po'. A mano a mano. Però io mantenendo sempre la... Sì, io non ti consiglio, si potrebbe anche, tecnicamente è possibile, abbassare tutto e riformare l'apice, però è un lavoraccio, perché se vai ad abbassare tutto, i polloni esplodono dalle radici fino a dove hai tagliato. Chiaro. Ah, l'altro vantaggio che lì era sfuggito è che la pianta non emetterà più polloni alla base. Se ha l'apice, non fa polloni. Quando escono i polloni sulla ceppaia è perché c'è qualche problema. Infatti avevamo visto un albero che si era rotto un grosso ramo, una branca enorme spaccata per il peso ed era pieno di polloni, più pieno degli altri intendo. Quindi l'albero va in equilibrio e non emette polloni. La cima si può abbassare un po', però se tu l'albero lo formi con una base molto larga e una cima molto stretta, la maggior parte del raccolto, il 70% del raccolto lo porti in basso. Quel 30% che è in alto, a parte che lo puoi raccogliere più facilmente perché è poco,
e anche se nella malaugurata ipotesi lo vuoi lasciare, che non ci arrivi, intanto vai avanti, raccogli giù e vai avanti, perché la maggior parte lo prendi del raccolto. Perché lì si innesca, mi hai fatto una domanda molto precisa e ti ringrazio, perché è una cosa molto personale legata alla produzione, ai tempi, ai costi e tutto il resto. Quanto abbassare, forse mi volevi chiedere, dipende dalle tue necessità, dalle possibilità. Io consiglierei di non abbassare tanto, perché quell'ulivo a quell'altezza non cresce più. Tu gli formi la cima e rimane lì. Te lo lasci crescere in basso. Quello che perdi sopra lo recuperi sotto con i rami in basso che si allargheranno, o altri rami nuovi che si formano dalle branche ed usciranno in quei punti dove ci sono dei vuoti, e spesso hai visto ce n'erano dei vuoti dove erano stati tagliati. Ti volevo chiedere una cosa però, ad esempio nel mio caso io ho abbassato già abbastanza, no? E anche volevo sapere, le potature ad esempio che sono appena state fatte, sì, sono state fatte col metodo tradizionale, sì. Dopo quanti tempo potrai convertirti a questa... Sì, ottimo, no? Ottimo. Cioè ci vuole la vegetazione giusta per... Potresti intervenire a luglio con la potatura verde. Ah, su, e gli hai già questa forma. Sì, gli questa forma. Sì, perché a luglio avrai dei polloni più o meno alti 40 centimetri, e tra quei polloni 40 centimetri ce ne sarà qualcuno più vigoroso, più bello, più grosso, più centrale. Scegli quello come apice e togli tutti gli altri. Se li togli a luglio o agosto... anche settembre, puoi già intervenire, comincia a formare la tua piccola piramide e i tagli saranno minimi, saranno rametti di un anno che le tagli con le forbici giocando così, passeggiando, vai sull'albero, togli un po', sfoltisci e togli tutto quello interno che non ti serve, già lì puoi fare la prima scelta, e anzi in questo caso è utile farla quanto prima possibile, anche semplicemente su alcuni alberi che tu decidi di provare. Grazie. Ottimo, ottimo, grazie. Sì, grazie anche a te, perché era una cosa che, di cui non avevamo parlato, quello del tempo di intervento. Su alberi appena potati, appena che ricaccia. Sì. C'era, sì. Sì, Salvatore, volevo... poi passiamo dietro. Sì. Dimmi. Volevo sapere, se un albero è piccolo, sì, quindi in fase di crescita, meglio allevarlo secondo la forma monoconica? Monocono o policonica? Sì, allora, se un albero è piccolo all'inizio, secondo le esigenze dell'albero sarebbe monocono, uno, lui gradisce di più. Secondo le nostre esigenze sarebbe bicono, due, per poggiare la scala, gli attrezzi. Però è tutto relativo alla nostra volontà di poi di operare, di intervenire, quanto, perché comunque una scala su un monocono ce l'appoggi lo stesso, è un po' più scomodo, ma se questo monocono lo riesci a mantenere molto basso con un'impalcatura dei rami, per esempio, che partono già da 70 cm da terra, ti va bene lo stesso, perché ce l'avrai molto largo, l'ulivo molto basso e quindi molto facile da raggiungere. Se invece è un ulivo che dove a terra ci vuoi passare, vuoi mantenere il fusto un po' più in alto, già è consigliabile, se cominci l'attaccatura dei rami più in alto, è consigliabile farne due di coni. Due. Il numero preciso non c'è. Ripeto, per l'albero sarebbe uno. Per le nostre esigenze, due o tre sono sufficienti, ma sugli alberi secolari enormi anche 4-5, purché non si toccano. E l'altra cosa importante di questi monoconi, c'è un'altra cosa di cui stavamo parlando, mi è sfuggita. Vabbè, il numero dei coni, 2, 3, vabbè, mi è sfuggito, poi si torna veramente. Domande, se passate dietro per favore. E sugli alberi che sono stati potati l'anno scorso, per esempio, sì, aprile dell'anno scorso, aprile, io ci ho fatto scorso, 30 alberi. Sì. Adesso sono rami di un anno, ancora sì, si può intervenire. Siccome sono rami di un anno, sia nel tuo caso di Herman sia l'altro dietro, sono rami comunque che non fruttificano. Li puoi andare a tagliare anche adesso a giugno, perché tanto sono senza fiori. Non, certo, fai nessun danno. Fioriranno l'anno prossimo, i tuoi, e fra due anni i suoi. Quindi lì andrebbero puliti praticamente, puliti, sì, lasciando soltanto il più grande. Due o uno? Uno. Uno. Uno il più grande. Uno il più grande. E poi lungo l'asse, man mano che scendi, se ce n'è qualcuno che ritieni bello, utile, lo lasci come riserva. Questa riserva può essere utile o meno. Come all'interno o all'esterno? All'interno. All'interno. Sempre all'esterno. Perché se per esempio la tua branca è troppo inclinata, è troppo orizzontale, tu la vuoi fare
più dritta, ti allevi un pollone interno che ti forma un apice, però devi considerare che non deve essere neanche troppo interno, se no poi ombreggia tutti gli altri. Un'inclinazione più o meno di 45 gradi, così va bene, così. Quindi se troppo giù lo porti dentro, se porto troppo dentro lo puoi portare all'esterno, togliendo quello interno e facendolo crescere uno all'esterno. Ricordatevi sempre che l'albero reagisce dove viene tagliato. Ecco perché io parlavo di tagli di ritorno. C'è un ramo troppo lungo, lo vuoi ritornare? Taglialo in un certo punto e lì sboccerà e si ringiovanisce. Ecco perché molti tagli non li faccio rasenti, perché il punto di taglio serve a rinnovare, a stimolare il ricaccio e far agganciare rami nuovi sul legno nuovo e non sul legno vecchio. Non va pulito l'albero, non è un salotto. All'albero va lasciata sempre la possibilità di rifare qualche cosa dove già ce l'aveva lui, perché se aveva fatto un ramo in quel punto significa che gli serviva. E bisogna sempre andare vicino alle sue esigenze e poi le nostre, perché l'albero non si doma completamente, non si piega completamente e non si converte completamente. Gli alberi che si fanno con i rami che si fanno scendere giù, che dicevamo della famosa provincia di Bari e Matera, non si convertono. Li fanno tutti puliti e ripiegati verso il basso. Quanto tempo rimangono così? Il tempo di sbocciare. Appena sbocciano sono tutti polloni un'altra volta. E se tutti quei polloni un'altra volta vengono tagliati e buttati a terra, è uno spreco a te di tempo e all'albero di energia, perché quei rami, quell'energia l'ha tirata dalle radici, magari l'hai pure concimata, l'ha portata su e tu la butti giù. Non ha fatto i frutti, non è servita a niente. E che cavolo l'hai fatta fare questo lavoro? Per tenere un ramo che scende giù come un bonsai. L'ulivo non è un bonsai, è un'entità ben diversa, è un albero dignitoso e rispettoso, è merito di rispetto, perché sono alberi veramente resistentissimi e fortissimi, e quindi non si piegano, sono come se fossero selvaggi, si lasciano domare ma non si lasciano addomesticare completamente. Al di là di tutte le varietà, questo, perché ci sono anche varietà moderne fatte per talea come il leccino e il frantoio, che restano tutti come i rami piegati verso il basso, però comunque pure loro hanno bisogno di luce, pure loro hanno bisogno di apici. Molte varietà non lo mostrano bene l'apice perché sembrano tutti scoordinati, sembrano tutti scompigliati, ma loro ce l'hanno l'apice anche quelli, e crescono poco perché sono alberi selezionati a rimanere più piccolini e produrre tantissimo, però sono alberi, sono entità vegetali, ripeto, non domabili al 100%. Se noi li vogliamo domare al 100% non otteniamo niente. L'albero se l'abbia non porta frutti, infatti per 3 anni non fruttifica, poi una pianta portata in quel modo. Sì, dimmi. Ritornando al discorso dell'intervento correttivo da fare a luglio su potature già effettuate, sì, con metodo tradizionale, sì, non ho capito se posso azzardare a tagliare, oltre a individuare un pollone che, sì, già sta crescendo, tagliare della T una parte. Tagliare nella T? Tagliare, che so, la parte estrema e già individuare quel discorso che hai fatto, sì, prima. Sì, sì. Io consiglierei, sì, ad esempio, se tu fai degli interventi anche con la motosega, rami diciamo di 7, 8, 10... Sì, di quelli che sono più in cima, in sostanza. Sì. Se tu là su quella famosa T o Y che c'è, ne vai a tagliare... Sì, perché può essere T o Y, secondo me è fatto. Quella parte lì, ci siamo intesi. Su quella parte lì, se vai a fare un taglio con la motosega a luglio, hai un danno sicuramente inferiore che se lo fai a febbraio. Per il fatto che vai a esporre la parte della chioma, una parte della chioma al sole, irrobustisce la corteccia, illumina all'interno. Se lo fai a febbraio può beccare una gelata a marzo e ti screpola tutta quanta la corteccia fino giù e si cominciano a formare le famose prime carie sui tronchi, che nella parte superiore sono cariate, sì, sì, e la parte inferiore sono, notatelo questo, sulla parte inferiore sono sempre sani, le parti malate sono sempre sopra, il gelo, quello è stato un fattore determinante, perché l'ulivo è ambiente di è pianta di ambiente mediterraneo, ma non di ambiente mediterraneo dove gela. Riesce anche a crescere, ma non va spogliato. L'oleastro cresce sull'Appennino, addirittura in certe zone fino a 700 metri, sulle rocce, al sole, ma non lo va a spogliare nessuno, nessuno lo va a potare. Quindi qualsiasi ambiente limite, come l'ulivo nelle nostre aree interne o costiere che siano, se ci sono gelate, è un rischio, è un rischio. Invece il sole eccessivo non crea tanti problemi. Poi l'apice non lo chiamate pollone.
perché l'apice, se lo chiami pollone, si tende a confondere, perché tutti quelli che nascono all'interno, qua sopra, sono tutti polloni, ma se tu ne scegli uno per la tua crescita limitata dell'albero, è un apice, non è un pollone. Il pollone è competitore tra di loro, i polloni sono in competizione, fanno a chi ruba di più. L'apice no. L'apice, una volta formato e appuntito, si tranquillizza e non cresce. 5 centimetri sì e no in un anno. Invece il pollone cresce pure 1,5 metri se ha un aggancio forte. Quindi da quello che dici, desumo che non lo dividiamo. Dimmi. Da quello che dici, desumo che l'apice lo definisce la natura stessa dell'albero, sì. E noi siamo solo a individuare quella. Sì, bravo. Non è, bravissimo. Non è che lo battezziamo noi tra i vari polloni, beh, questo sarà apice adesso. C'è già. Anche un albero capitozzato, tagliato in qualsiasi modo, lo forma subito. Sta in noi andare a individuarlo per privilegiarlo, okay. E creargli intorno lo spazio sufficiente perché si comporti da apice. Perché se intorno a altri apici o polloni vanno in concorrenza, non sono apici, poi sono concorrenti. Non vuole concorrenti, dicevo ieri una battuta, visto che siamo in tempi di elezioni, l'apice è un po' un dittatore, non ammette democrazia, l'apice. Poi le altre branche si aggiustano con la legislazione che voglia, i sistemi che vogliono. Scusa. È la stessa cosa, come preferisci. No, è una domanda. Allora, io volevo sapere, gli alberi, quelli piccoli, sì? Quelli che cioè si giovani. Vedono... No, non giovani, ci sono degli alberi di ulivo che restano piccoli. Sì? Non so, se ah sono sì, delle forse varietà, le varietà moderne, sì. Sono delle varietà moderne, quelli, tipo quelli che fanno le olive molto grosse, sì, no? Sì, ho capito. Restano abbastanza piccoli. Sì, sono molto lenti nella crescita, ah, sì. Ok, e questo... quelli si lavorano nello stesso modo, sempre col discorso degli si apici? Si possono lavorare allo stesso modo, sì. Però, in quel caso, se è un uliveto per la produzione di olive da mensa, qualche aggiustamento diverso può essere fatto. Per sommi capi vi posso dire che un uliveto di olive da mensa comunque deve avere la chioma districata, i rami separati. Lì addirittura nel caso di mancata fruttificazione o fruttificazione scarsa, a volte non è tanto l'intervento sull'albero ma è la mancanza di polline. Perché gli ulivi da mensa, molte di queste varietà grosse, hanno bisogno di impollinatori. Cioè loro stessi producono dei frutti, dei fiori che daranno frutti enormi, ma non polline abbastanza. E ogni tanto si mette qualche pendolino, oppure qualche altra varietà antica che produce grandi quantità di polline. Pendolino? Pendolino si chiama, uno di questi buoni impollinatori. Pendolino, tra l'altro, perché già ha dei rami predisposti a scendere verso il basso. Grazie. Poi avevo un'altra domanda. Quindi diciamo che con questo discorso che l'albero d'olivo soffre tantissimo per il freddo, tutto quello che sta succedendo di questi alberi che vengono trasportati in Nord Italia per fare i giardini belli è una follia. È una follia. È come se noi dalla Norvegia portassimo qua tanti abeti, tale quale. E perché non viene vietato questo? Perché non c'è un movimento? Perché lo Stato reagisce ai problemi sempre con circa 20 anni di ritardo. E cosa possiamo fare noi pugliesi per difenderci da questa associazioni, follia? Associazioni. Perché poi arrivano associazioni tutti da qua. Per la difesa dell'ulivo, un nome così che mi viene in mente sulle parole. Per evitare che tutto questo avvenga. Non ha nessun senso. I giardini del Nord Italia possono essere belli tali e quali, pure senza gli ulivi. Certo. Perché se io volessi gli abeti, come faccio a portarmi un abete dalle Alpi? Sì, al limite me lo pianto e lo faccio abituare al limite da me lo pianto. Brava signora, sì, grazie. Al limite me lo pianto e me lo faccio crescere. Al limite mi vado a cercare qualche abete di ambienti aridi che esistono, ma non ci sono ulivi di ambienti freddi. Sì, è una follia. Quegli ulivi in quelle condizioni nel Nord Italia avranno questa vita. Due punti. Cresceranno, vegeteranno perché saranno concimati e coccolati e andranno bene finché il clima si mantiene sul riscaldamento, perché adesso sta aumentando il clima e lì vanno bene. Tecnicamente questo può funzionare 10 anni, 15 anni, però lì qualche volta ci sarà un ritorno di freddo e questi ulivi li farà piangere, che se non li ammazza poco ci manca, perché lì è una zona non idonea, prima o poi il freddo tornerà. Io ho provato ad allevare il banano da me, come l'ulivo nel Nord Italia,
è cresciuto tanti anni, è cresciuto, è fatto bello, anche fiorito una volta, poi è arrivato un freddo eccessivo e l'ha ammazzato tutto quanto. E così sono questi estremi. Ma operare una cosa del genere su un albero, su una pianta ornamentale come il banale è una cosa, ma su un ulivo che ha decine o centinaia di anni o secoli, no, non è la stessa cosa. Ci vogliono delle associazioni che valorizzano di più il prodotto. Questo avviene perché in Puglia ci sono tanti ulivi, per qualcuno ce ne sono troppi, che ne tolgono qualche migliaio. Non cambia niente secondo loro. Sì, ma ce ne sono tantissimi. Io vedo in continuazione questi vivai pieni di questi alberi che li vedi tutti li mozzati. Passano. Allora, io mi trovo in Basilicata, nel sud della Basilicata, e i camion passano dalle mie parti portando gli ulivi dalla Puglia. Li riconosco perché ci sono attaccate le pietre bianche e il terreno rosso, che non è quello della Calabria, perché lì non ci sono pietre bianche calcaree come queste. Beh, su degli autotreni ci sono due piante. Sì. Un autotreno di 12 metri ci vanno due piante, pertanto che sono grossi. Alcune volte devono tagliarli perché non passano sotto i ponti. Una volta è successo che un albero si è incastrato sotto un ponte e si è bloccata tutta l'autostrada perché era troppo grosso. Madonna. Cioè, è una cosa esagerata. Poi è una speculazione economica a danno dell'ambiente, perché alla fin fine l'albero d'ulivo fa parte del nostro ambiente, del nostro patrimonio, e anche se sono alberi che vengono a conduzione agricola, vengono trattati comunque come alberi oggetti da collezione. Allora, se io voglio le sequoie un giorno e avrò i soldi, vado a stirpare una sequoia in America. Ma figuriamoci, ce l'ho la sequoia, l'allevo, me la sono fatta io da seme e mi rassegno, non fa niente, non voglio la sequoia, perché volere qualche cosa per forza mi sembra come quei bambini viziati che per forza vogliono l'animale esotico, se no piangono. Così mi sembrano queste persone con questi ulivi grandi, sono viziati, hanno i soldi e vogliono, ma non è necessario arrivare a questo. Sì, ma è anche una forma di ignoranza, certo, da tutte e due le parti. Da tutte e due le parti. Noi perché quello viziato vuole e pretende, l'altro invece qua, ignorante, dice: ma sì, prenditelo, tanto me lo tolgo davanti. Anzi, se gli danno qualche 100 euro, dice che vale di più rispetto al valore di tenersi l'albero. Non si considera minimamente l'eredità storica che hanno gli alberi, non si considera minimamente che un albero di quello ha sfamato generazioni di persone, forse sono alberi che hanno sfamato persone dall'epoca dei romani, non si considera niente, non ha valore, non si dà valore a quello che abbiamo. E questa è un po' una legge un po' diffusa in Italia, pure per i monumenti e altre storie che conosciamo benissimo, non si dà valore a quello che abbiamo. Ed è un enorme, enorme peccato. Le associazioni, i punti d'incontro come questi qua, tutto quanto ben venga, perché da lì si può partire. Le associazioni fanno peso, purtroppo, visto che oggi forse non evitiamo l'aggressione. Allora, visto che lo diciamo perché già ne abbiamo parlato abbastanza, le associazioni hanno peso quando il numero di associati comincia a destare interesse a qualche amministrazione pubblica. Io scherzo sempre, dico scherzando, che le amministrazioni pubbliche diventano sensibili in base al numero di associati. È una cosa proprio, si può fare una legge matematica che gli farebbe pure piacere. Quanto è il numero di associati in base al comune di appartenenza, tanto più diventano sensibili. Purtroppo perché le persone che si occupano di amministrazione pubblica in Italia non si occupano di politica, cioè fare qualcosa per il bene di tutti. Politica è fare qualcosa per il bene di tutti, lì invece è qualcosa per il bene di interessi molto limitati. Questo è fare politica adesso in Italia, no? Nepotismo e raccomandazione e quant'altro. Però per conservare il loro posto diventano sensibili, quando il numero di elettori li può destare dalla poltrona. Gli può dare una scossa sulla poltrona, si preoccupano solo lì, perché se hanno elezioni assicurate, voti assicurati e votanti assicurati, non ce n'è sensibilità verso gli ulivi, semmai sensibilità verso qualche altra forma di finanziamento o altre cose dove ci sono movimenti di soldi. L'ambiente viene sempre per ultimo, l'ambiente invece è quella, la prima cosa da cui noi dipendiamo, con o senza ulivi, noi dipendiamo dall'ambiente, abbiamo l'ambiente con l'ulivo, conserviamoci il nostro perché è un patrimonio. Io conosco gente che viene in Puglia per visitare gli ulivi, oltre ai trulli. È un monumento. Secondo me, senza esagerare, senza presunzione, un albero di ulivo che ha più di 300 anni, 200-300 anni, poi stiamo a vedere quello che ognuno vuole, 200-300 anni, è un monumento. È un monumento, perché se c'è una catapecchia, se c'è un pagliaio che ha 200 anni...
un pagliaio che ha 200 anni solo perché ci sono passati i soldati di Napoleone e ci hanno fatto magari la pipì, quello è un monumento, perché era un accampamento dei soldati di Napoleone. E ha 200 anni, ma è un pagliaio, una catasta di pietre. La possiamo anche smontare e rifare. L'albero non lo smonti, lo puoi trapiantare, ma può morire, è un essere vivente. Quindi anche quelli sono monumenti. Io li chiamo monumenti vegetali, come infatti condivido l'idea, come chi si occupa di alberi monumentali, eccetera, che scrive dei libri e fa bene, scrive dei testi, perché anche quelli meritano di interesse. Mi faceva notare Brian, che a volte, non mi ricordo Brian o qualcuno, che mi diceva che spesso si crea turismo intorno a delle opere che hanno portato sacrifici al genere umano. Ad esempio, andare a vedere le piramidi può essere culturalmente interessante, sì, era Brian, ma ha comportato la morte di persone affrustate e di fame e di malattie per fare le piramidi. Invece una sequoia, un ulivo secolare, è un capolavoro della natura che non ha comportato la morte di nessuno. Anzi, eppure qualcosa di bello, perché è stato l'esemplare più forte, più resistente a vivere a tutte le intemperie, a tutti i peggiori eventi, ed è riuscito ad arrivare fino a noi. Ed è un essere vivente. Invece il monumento, per tanto rispetto che ha, possa avere l'opera, l'arte e tutto il resto, non è un essere vivente, è un essere inanimato, spesso accostato da sudore e fatica. C'è da distinguere. Ognuno i suoi monumenti, dico io, però rispettiamoli tutti. I più antichi che io sappia in ambito mediterraneo si parla di età intorno ai 1000 anni. 1000 anni, che esistono di 1000 anni in Israele, in Sardegna ce n'è qualcuno, in Cilento, anche in Umbria ce n'è qualcuno che ha un'età simile, e io sicuramente... Infatti, come? In Palestina, non in Israele. Scusami. Intendevo Medio Oriente, va, così par condicio. Medio Oriente, sì. In Palestina ci sono, sì, c'è ragione, grazie per la precisazione, ci sono alberi di età simili, perché sono alberi in quegli ambienti nativi, nei nostri ambienti portati dall'impero romano. Però l'impero romano è vissuto 1000 anni fa, 1500 anni fa, e quindi gli alberi possono avere 1000 anni, perché hanno trovato condizioni molto idonee. Tra l'altro questi alberi di 1000 anni, quando sono stati portati, sicuramente non venivano tanto potati, né tantomeno arati. La zappatura che si faceva per ricavare un po' di cereali, un po' di fagioli, un po' di fave o un po' di lenticchie sotto, era fatta con la zappa, quindi era solo una buona raschiatura del terreno, ma non era certo un'aratura. Una precisazione, Giulio, possiamo dire che anche in Puglia ci sono alberi di 1000 anni, sì, se non di 2000 anni, sì, sì, perché sì. Da ricerche della forestale loro hanno analizzato la corteccia, non in questi alberi ormai, sì, una porzione di legno con il, diciamo, il centro vuoto, loro, sì, hanno analizzato la parte rimasta, sì, ed è vecchia di 200-300 anni fa, sì, sì, quindi, sì, da calcoli che hanno fatto sulla, certo, sul diametro intero arriviamo, sì, a... Lo stavo dicendo che secondo me c'erano degli alberi di 1000 anni anche qua, perché ho visto degli alberi che sicuramente anche ad occhio superano diverse centinaia di anni e si avvicinano molto a 1000, ed è verissimo, mi fa piacere questa precisazione, che poi mi ero perso per la strada, per il fatto che si può fare un calcolo soltanto con una porzione di legno vivo. Ogni anno lascia un cerchio, si calcolano i cerchi che ci sono per esempio in 5 cm di legno, e si fa un rapporto, una proporzione con tutto il diametro, o meglio, con tutto il raggio. Di quel... carbonio, col metodo del carbonio. Ok, ancora meglio. E quindi gli alberi sono longevi. Sono longevi perché l'impero romano non li ha piantati solo in Sardegna, in Sicilia, li ha piantati anche qua, che erano condizioni ideali e idonee per la crescita di questa pianta. Sì, dimmi. Ciao. Volevo chiederti, il fatto che in un territorio come la Puglia, no, ci siano quasi in prevalenza, o se non soltanto, ulivi, può provocare anche dei danni da monocoltura? Cioè non bisognerebbe, sì, intervenire, sì, anche con altre specie, che, per esempio, sì, non so, la quercia, che, sì, prima c'era e poi è stata sostituita, esatto, dall'olivo? Esatto, perfettamente giusto. Ottima e legittima e interessantissima domanda. È quello che dicevo tra le righe in questi giorni, cioè dove ci sono ulivi è utile, è bello poter mettere qualche altra cosa. Se gli ulivi sono troppo vicini non ci si può accontentare,
anche lasciar crescere qualche fragno, qualche roverella, che qualche leccio o qualche lendisco che esce sui muretti a secco, già è qualcosa. Serve a contenere anche la quantità di batteri presenti poi in questi ambienti. Ne vedremo qualcosa tra poco quando parlerò della causa del seccamento dell'ulivo, perché lì in quegli ambienti io ho notato da foto e da un paio di volte che ci sono stato tra l'anno scorso e quest'anno, solo di passaggio, ma guardando, passando e guardando piano piano, ho notato che comunque sono ambienti estremamente selettivi per la, cioè solo ulivo. È esatto questo, e le monocolture veramente rischiano più delle colture miste. E questa zona già per esempio è un po' più fortunata perché non sono tutti uliveti dello stesso tipo, abbiamo visto anche stamattina con degli amici, ancora ci sono delle piante di mandorlo, ciliegie e quant'altro miscelate tra loro, e c'è la roverella, il fragno e altre querce che crescono ancora spontanee. In quegli ambienti, secondo me, ecco, una politica che viene dall'alto sarebbe quella di promuovere la crescita di quelle piante piuttosto che pensare di dare dei finanziamenti per toglierle e mettere altro. Finanziamenti agricoli per l'agricoltura, cambi solo l'industria, non fai più copertoni e fai cerchioni, non fai più sedili e ti metti a fare il motore, ma sembra un'industria fatta in quel modo. E non a caso in ambienti così difficili vengono questi attacchi, ne parleremo tra un po', perché proprio questi attacchi c'è veramente da discutere, perché ti vengono tante idee, tanti sospetti, come voi ce li ho anch'io, perché sospetto, penso che questo batterio possa essere stato introdotto, e a maggior ragione, dove è stato introdotto? Lì, che ce n'erano tanti, perché non è introdotto in Basilicata? Forse perché il freddo non andava tanto bene e la quantità di ulivi non era sufficiente. Ti viene di pensare queste cose? A volte introdotto, portato all'uomo volontariamente come sabotaggio, né più né meno. Molto spesso, scusami, voglio finire, molto spesso questa può essere rimane una supposizione, perché non potrà essere mai, quasi mai provata. Però io conosco altre cause, altre situazioni simili, tali e quali, che sono capitate in Europa con l'introduzione di problemi gravi alle piante, tale e quale come l'ulivo, è successo altre tre volte con altre tre specie. Tra gli anni 40 e gli anni 80 hanno introdotto batteri, funghi e malattie di ogni genere per l'olmo. È stato estinto in alcuni casi del 98%, tutti gli olmi sosseccati, gli olmi producevano solo fogliame e ottimo legname, nessuno ci ha pianto sopra, nessuno ha fatto ricerche, li hanno abbandonati a se stessi. Poi gli olmi, quel 2% non si è estinto solo perché ricacciava i polloni come l'ulivo. Olmo è venuto da fuori, dall'America. Castagno, hanno portato dei tronchi dagli Stati Uniti, lì c'erano degli insetti, degli afidi e dei funghi che attaccavano i castagni americani, ma erano quasi indenni. È arrivato in Europa, ha disintegrato i castagneti europei, alberi giganteschi come gli ulivi, hanno fatto la stessa fine degli ulivi. La castanicoltura non era così importante come l'olivicoltura ed è finito tutto, anche quello è brodo di giuggiole, non se ne è parlato più di tanto. Il castagno ricaccia per pollone e si autorigenera con i semi, quindi qualche frutticino nasceva qua là, cresce, poi si ammala, cioè ci convive male con questa malattia, ma c'è, è diffusissima ed è una piaga. Terzo, e non in ordine di tempo, il cipresso. Anche i cipressi hanno avuto la stessa storia. Quando si è cominciato a parlare che seccavano i famosi cipressi di Bolgheri, là dove c'era un viale descritto da Pascoli, tutti quanti stanno morendo i cipressi, ma prima che seccavano qua e là non se ne preoccupavano. E sta continuando con il punteruolo rosso sulle palme. Non c'è un viale di palme descritto da nessun poeta e nessuno interviene. Ma noi dobbiamo arrivare a quello. Anche l'eucalipto in Sud America, no? È stato introdotto, è diventato sì un infestante, ma comunque anche il fico d'India in Australia era diventato un infestante, però poi se ne sono preoccupati perché toglieva spazio alle pecore e hanno introdotto un lepidottero, una farfalla che si nutre di fichi d'India e li ha tenuti sotto controllo. Quindi queste lotte benvengono se sono di tipo biologico, ma non si risolvono sradicando ulive e creando pandemie di ogni genere, lo vedremo tra un po'. Allora, volevo chiedere, c'è il cambio della... Sì, allora, se possiamo facciamo una pausa di 10 minuti, questa volta non troppo lunga perché cambio le immagini qua.